Ciao a tutti quanti, benvenuti ad un nuovo video del canale di Luca, nuova puntata della rubrica L'accendiamo, la rubrica nella quale vi parlerò di candele che ho sperimentato o che posseggo e delle quali vi darò una piccola opinione, molto spicciola. Questa puntata ritorniamo un attimo sulle Candleberry e devo dire piccola, no piccola, grande delusione. Ho provato questa giara oggi, l'ho accesa una volta e mi sa tanto che la scambio per qualcos'altro perché mi ha molto molto deluso. Sto parlando della Candleberry Beach House. Questa qui, fotocopertina. Praticamente questa Beach House è stata la mia prima giara Candleberry che ho acquistato su consiglio del commesso, il mio commesso preferito, quello dal quale acquisto sempre le mie candele, ok? E praticamente ero restio ad accenderla, ho detto dai, magari la tengo, così te ricordo. Invece poi ho comprato un'altra giara Candleberry, la quale ve la mostrerò in un prossimo video, ok? Però della quale ho già assaggiato, già sperimentato le carte. Praticamente questa giara, io mi ero innamorato per il colore, guardate che bello questo turchese. Anche io un po' sbiadito perché l'ho accesa, ok? Doveva sapere da vaniglia, cocco, qualcosa del genere, ok? Vedete che l'ho già accesa, si vede qua il residuo. Ma è troppo intenso, è troppo troppo intenso. Cioè, io l'ho da spenta, dicevo, che buona, anche adesso posso dire, sì, abbastanza. Da accesa, l'ho tenuta accesa 40 minuti, ma mi pare anche un'ora. E la vaniglia non l'ho sentita, il cocco non l'ho sentito, sentivo del retrogusto di copertone della macchina bruciato, ok? Vi giuro, ha riempito camera, ha riempito questo profumo, mi ha fatto un mal di testa terribile, tanto che adesso ho dovuto aprire la finestra, se sentite le cicale, 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 cicale. E ho dovuto accendere la piccola giara di pineapple cilantro che ormai sto quasi consumando perché veramente non me l'aspettavo, è veramente terribile. Io mi dispiace, ma personalmente è un parere sempre mio. Va bene che mi piacciono le dolci come avete visto, Jelly Bean, cupcake, vaniglia cupcake e le altre, ma questa che sa di cocco e vaniglia, no, questa qui è terribile per me. Se vi piacciono i profumi intensi, allora sì, ve la consiglio con tutto il cuore. Io, eh no, per me no. E quindi questa era una nuova puntata di L'accendiamo, protagonista Candleberry Beach House. Ci vediamo ad un prossimo video del canale di Luca, della rubrica L'accendiamo. Vi mando un bacio, un abbraccio e ciao, alla prossima!